Buongiorno, primo di quattro brevi video. Anzitutto grazie per esserci e sapete che io in questo momento ho delle difficoltà, per cui non posso fare brevi video lunghi, non potrei nemmeno farli, però insomma cerco di accontentare. Perché sono quattro brevi video? Il primo di questi video, che sarebbe questo, vi porrà le scelte. E tra l'altro insieme sceglieremo il segno da fare. Quindi, anzitutto vediamo quale segno faremo questa settimana. Via, facciamo così. Grazie per esserci energeticamente noi, grazie per i commenti, grazie per esserci sempre su WhatsApp, grazie per il vostro sostegno in questo momento. Sapete che dovrò assentarmi, io spero non per tanto tempo, però non dipende da me. E sto cercando di esercine in un mio modo particolare. Allora, di non lasciarvi completamente. Vediamo qual è il segno che faremo per la settimana dal 3 al 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dal 3 al 9 di luglio 2023. Quale segno andremo a vedere? Non so se ne posso fare due. Intanto facciamone uno, poi l'altro, in caso lo faremo in diretta di nuovo. Qual è il segno questa settimana? La Vergine. Signori, questa settimana sarà fatta la Vergine, quindi troverete il segno della Vergine sotto c'è la Rieta. Vergine, eccola qua. Faremo la Vergine. Non ancora in sospeso, lo scoprirò la settimana scorsa, vedremo. E poi dobbiamo vedere le previsioni. Per le previsioni adesso farete la scelta, nel senso vi farò vedere quali sono le scelte e dovrete farla adesso la scelta, quindi mi raccomando, quando vi dico concentratevi, eccetera, eccetera, quello sarà il momento in cui farete la scelta. Dopodiché andrete a vedere il video di riferimento, ok? Stiamo parlando della settimana dal 3 al 9 di luglio 2023. E cosa mettiamo come scelta? Ah sì, mettiamo queste tre pietre. Allora, questa è la drusa di ametista è la prima. Questo è un bellissimo cristallo, quarzo, ialino, questo è bianco, come volete voi, e questa è una fantastica fluorita. Io spero che i colori si vedano, abbiamo questa sorta di riflesso. Quindi la drusa di ametista, il quarzo ialino, la fluorita. Questa è la vostra scelta per la settimana che va dal 3 al 9 di luglio 2023. Quindi concentrati, grande respiro e pensate proprio al momento in cui ispirate. Cosa mi aspetta questa settimana? Chiudete gli occhi, dopodiché soffermatevi un attimo su questo pensiero e poi espirate e aprite gli occhi. Qual è la pietra a cui per prima si è indirizzato il vostro sguardo? Quella è la vostra scelta inconscia. Se poi volete fare una scelta razionale e conscia, quello è a vostra discrezione. Ok? Quindi questo è un video praticamente di presentazione per le settimane. Quindi questa è la scelta per la settimana, ok? Ma non abbiamo finito qui. Abbiamo un'altra scelta da fare perché io non vi voglio lasciare completamente senza video. Saranno sempre brevi, sapete che non posso stare tanto. Seguita, non può di volo sa. Anche in piedi, però vabbè. Si è aperto il mese di luglio, quindi abbiamo anche il mese di luglio da scegliere. Adesso anche qui io metterò tre carte. Voi non avrete, credo, la possibilità di leggere esattamente qual è la carta, però dovete essere attirati dai colori, ok? Luglio 2023. Che cosa mi aspetta? Vi farò una breve panoramica del mese di luglio nel momento in cui andrò a fare il video. Questa è la prima scelta, poi la giro.
Questa è la seconda scelta. Questa è la terza. Vi ricordo che farò video tutti differenti, ok? Sotto abbiamo l'angelo contro il bullismo, che è una bellissima carta. Allora, quindi non vorrai che luglio qualcuno di noi avrà bisogno di quest'angelo. Vediamo, questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo angelo. Sono tutti angeli molto molto belli, questo è particolarissimo, però magari ne avrete bisogno, io non so se si vedono, quindi farò così. Questo è il primo angelo. Anche se li vedete non fa niente. Questo è il secondo, non li leggerò io. E questo è il terzo, li leggeremo poi alla fine. Terzo, questo è il terzo, ok? Cercate di farvi attirare adesso dai colori, dal numero 1, 2, 3, oppure, come abbiamo fatto prima, energia a me, che cosa mi aspetta per il mese di luglio? Grande respiro, chiudiamo gli occhi, inspiriamo e poi dopodiché espiriamo. Ok, nel momento in cui espiriamo, apriamo gli occhi, dove è caduta la vostra attenzione? Nella carta numero 1, nella carta numero 2, nella carta numero 3. Queste sono le tre possibilità per il mese di luglio. Ok, adesso io ve le leggo, però. Adesso che avete scelto, spero che abbiate scelto. La prima possibilità è l'angelo del tempo divino, molto interessante. Ok. La seconda è l'angelo dell'armonia. E la terza è l'angelo del parcheggio. Queste carte sono angeli che ci possono accompagnare. Tra l'altro vi ricordo che di base abbiamo quello del bullismo. Sono angeli che ci possono accompagnare, però voglio ricordarvi anche che il significato non è soltanto, almeno io poi non lo interpreto solo per il mero parcheggio, quindi poi ne parleremo durante il video, ok? Quindi questo è un breve video, avete fatto le vostre scelte, spero, la prima per quanto riguarda la settimana dal 3 al 9, la seconda per quanto riguarda il mese di luglio, e dopodiché abbiamo scelto insieme che faremo il segno della Vergine. Qualcuno mi ha chiesto, ma fai soltanto un segno? Beh, io credo di essermi spiegata la settimana scorsa, purtroppo per motivi seri, devo dirti la verità, non posso esserci per lungo tempo, non posso essere presente a lungo, non posso essere presente proprio, quindi i miei video vengono fatti nei momenti di, tra virgolette, pausa e saranno molto brevi. Speravo che si risolvesse con il 5 il problema, e invece no, assolutamente, quindi a fine mese, da agosto in poi, spero di tornare veramente a tutto ritmo con video ogni giorno, però credetemi, farò del mio meglio, ok? Ci vediamo nei prossimi video che andrò a fare per queste scelte. Bye bye.